ho notato però una cosa che mi mancano, le piume di Fooper. Non abbiamo un Fooper, abbiamo un sacco di pelo di Munkalf, un sacco di carinie di Terstal, ma zero piume di Fooper. Dove lo trovo un Fooper io? Le statuette di Demiguise e le lune che contengono sono state messe dove solo per un buon motivo. Ok. Dovresti mischiarti in faccende che non ti riguardano. Non so chi tu sia, ma d'accordo. Credo che il signor Pemberton intendesse usare la sua carta da lettere. Deve sapere qualcosa sulle lune dei Demiguise. A quanto pare si trova a Hogsmeade. Forse dovrei fargli una visitina. Toh, guarda, c'è anche un troll. Arresto un momento. Avada Kedavra. Ah, che bello. Finalmente farsi troll sarà facile facile, senza stare lì mezz'ora per riuscire a prenderne uno. Ed eccoci arrivati alla tana dei Fooper, sperando che non volino via. Appunto. Ti dispiacerebbe... Arresto un momento. È un po' troppo lontano. Eh no, è troppo lontano. E sono troppo lontani. Devo glaciarlo, vero? Ah, cacchio. Dov'è? Eccolo. Arresto un momento. Preso. Oh, che bello. Grazie. Questo era maschio o femmina? È tutto a posto. Preso. Ok. Mi ha fatto abbastanza ridere l'animazione. Prendilo prima che si scongeli. Perfetto. Anche il Fooper preso. Facciamo accoppiare questi due Fooper e poi andiamo a fare l'ultima missione dei nostri cari custodi. Tiè, tutte le bestiole alate le mettiamo nello stesso punto. Ma che belli che sono questi occhi spiritati. Rosina e Bluino. Sono carini, dai, abbiamo uno blu e uno rosa, è particolare. Peccato che la piuma sia sempre rosa, però vabbè, quelli sono dettagli. Dobbiamo trovare un'altra fenice però. Sì, esiste più che altro. Quindi facciamo accoppiare anche i Fooper. Ecco fatto. Ci mancano solo 4 animali per questo obiettivo. Andiamo nell'altra stanza segreta. E visto che la prova dei primi due era pressoché uguale, la terza è cambiata, mi aspetto che anche Sambacar cambi la prova. Sarebbe un po' onestamente deludente vedere 3 volte la stessa prova e una sola volta diversa. Spero che il professor Fig abbia ricevuto il mio gufo. Devo informare lui e i custodi che Ranrock sa dove si trova l'ultimo deposito. Lo so. Al gufo che ho ricevuto, Ranrock si sta muovendo più rapidamente di quanto potessimo prevedere. Questa notizia è pessima. Lo so, Percival. Speravamo di avere più tempo per decidere il da farsi. Purtroppo non è così, quindi sbrigati. Professore, ha ricevuto il mio gufo. Ranrock si è impossessato dell'ultimo diario di Gradbarb. Ha ucciso Lodgok per averlo. Sa dov'è il deposito finale? Lo so. Per Godric. Per mille malandrini. Lodgok e Ranrock erano fratelli. Lodgok stava portando il diario a me. Ah, ok, il discorso era il diario, lo portava a me, non a lui. Dobbiamo scoprire dov'è l'ultimo deposito. Ok, stato stupido io che non l'avevo capito l'altra Questo volta. Questo cambia tutto. Ranrock ha i diari di Gradbarb e conosce la posizione del deposito finale. Ma avevamo lanciato Oblivion su Gradbarb. Tenne dei diari. Perché mai documentare tutto? Non sapevo. Beh, è argento goblin, per loro ha comunque valore. Glielo diede Isidora. Isidora disse a Gradbarb della magia quando gli chiese di costruirle un contenitore. Ho visto i suoi ricordi. Isidora si è lasciata dietro dei ricordi. Quindi sai cosa ha fatto. Esatto. I suoi ricordi mostravano cosa fece per il padre, come ho visto anche nel pensatoio del professor Rookwood. E poi una conversazione con Gradbarb, in cui spiegava la sua frustrazione dovuta ai limiti posti al suo uso della magia antica. Alla luce dei ricordi che ha visto, ritengo che il nostro giovane amico sia consapevole delle gravi circostanze Orca in cui troia. Ci troviamo. Il goblin sta per soggiogare il mondo magico, voglio dire. La prossima prova richiederà un livello eccelso di abilità magica e la capacità di interagire al meglio con vari animali. Cosa dobbiamo fare con gli animali? Trova un volto di pietra e dei viticci. Viticci. Sappi che dovrai affrontare gli animali che fan parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Il professor Bacar ti aspetterà al suo pensatoio. Vabbè, prova di animali quindi. Di abilità magica? Capacità di interagire al meglio coi vari animali? Suppongo dovremmo iniziare la ricerca di questo volto di pietra e viticci, qualunque cosa sia. D'accordo.
La professoressa Weasley mi sta tenendo d'occhio. Forse è meglio incontrarsi direttamente lì. Non diamole motivo di correre dal professor Black. Ci vediamo vicino alla costa. Forse potrai dirmi qualcosa in più sui ricordi di Isidora a cui hai assistito. Lo so, hai ragione. Mi chiedo, rispetto alla missione dell'altra volta, se incontreremo ancora Sebastian in giro, in senso di missione. In teoria, non credo, però... Ok, ora che abbiamo anche la piuma di Fuper, comunque possiamo finalmente gestire anche tutto il resto di vestiti. Al momento, come dicevo, non mi va di sprecare materiali su roba che magari è anche sotto di qualche livello, che per carità, forte... Ma sicuramente tanto, arrivato al massimo livello, potremo comprarli direttamente al negozio e quindi avere dei vestiti già alti di livello, con le statistiche già alte, e aumentarle di più ancora noi, o comunque trovarle in giro. Ho pensato anche a un ultimo set di magie da utilizzare in combinazione con la pozione focalizzante. Ovviamente si cambia solo nel momento del bisogno, quindi quando c'è un boss importante o simili. Prendere uno slot, per esempio questo qui, togliere le due magie di supporto e sparare solamente magie tipo appunto bombarda, confringo, diffindo. Comunque secondo me abbiamo una buona scelta di set da utilizzare. Dunque, la nostra destinazione si trova nel profondo sud. Eccomi qua, dentro una zona in cui ovviamente non si può volare. Buone notizie. Non ci saranno seguaci di Ranrock a metterci i bastoni tra le ruote. E ne sei sicuro perché? Questo può voler dire che hanno già tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Ok, questo è preoccupante, effettivamente. Pensavo che intendevi che c'era qualche blocco magico che glielo impediva. Trova l'indizio per aprire la stanza del pensatoio. Non lo so, forse bruciare tutti quei viticci? Confringo! Oh, è un Grapporn! Ma certo, ho capito cosa c'è da fare. Sentiamo, cosa c'è da fare, capo? Riconosci quella testa scolpita lì? Un Grapporn. Sembra un Grapporn. E tutte quelle impronte scavate nel terreno mi portano a pensare che servirà proprio un Grapporn per aprire la strada. Ok. Ecco cosa intendeva il professor Rackham quando parlava di capacità di interagire con gli animali. Così ci sta, ha senso. So che qui vicino vive l'ultimo di una lunga dinastia di Grapporn. Lo chiamano il Signore delle Rive. Boia. Temo che dovrai portarlo qui. Cosa accadrà poi? Non so proprio dirtelo. Vabbè, lo farò. Bene, farò ciò che va fatto. Ottimo. Conosco abbastanza bene questa zona. Cerca i resti di una grande creatura marina, è lì che devi andare. Sì, signore. Il professor Rackham ha detto chiaramente che devi affrontare gli animali che fanno parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Che novità. Quindi ti auguro buona fortuna, attenderò il tuo ritorno alla sala delle mappe. Ci conto, eh. Cerca il signore delle rive, 1200 metri. Vabbè, visto che dobbiamo andare a prendere un animale, usiamo una bestia alata per volare. Oh, c'è un due troll addirittura, eh? Sai che quasi quasi... Uè, stronzone! Ecco qua. Ok, abbiamo attirato l'attenzione di uno. Stronzo numero due. Ecco fatto, vieni anche tu. Ecco fatto. Non ho bisogno di Avada Kedavra per vincere io. Certo, Avada Kedavra semplifica un bel po' la lotta. Sì, mi sa che l'ultimo potenziamento della scopa è proprio vai più veloce senza mai sprecare il NOS e basta, fine. Eccolo lì il nostro punto. E lì c'è la carcassa dell'animale gigante morto. Deve essere questo il posto. Direi proprio di sì. Già che ci sono, mi faccio anche sta prova di Merlino. Devo conoscere una prova di Merlino quando la vedo. Manco fossi l'esperto, va. Bombarda! Prova di Merlino superata. Lui stesso ne sarebbe fiero. Ne sono sicuro, guarda. Ok, eccoci arrivati. Molto bene, signore delle rive. Fatti vedere. Dove sei? Che schizzata d'acqua. Eccolo lì. Sta musica molto Sephiroth, scusa. Dai, bello. Porca miseria. Bello combattente, Tenace? Madonna mia, questo gli stacca la testa se vuole. Ok, immaginavo che le maledizioni senza perdono non le potessi usare. Allora, dai bello, vieni. Dammi un secondo.
Oh, si è impantanato davanti alla, scatola. Allora, dammi un secondo, fammi fare la prova come ti dicevo. Ok, pozione. Si è bloccato su una scatola. Pozione. Bombarda, confringo, difendo, svegliamoci. Confringo, bombarda, difendo. Oh, per un attimo ho pensato. Confringo, bombarda, difendo. Oh, 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 l'abbiamo... l'abbiamo ferito. Cioè, è incazzato nero ora. La combinazione delle due pozioni comunque mica male. Minchia. Porca troia. Dai, bello. Porca miseria. Devo allontanarmi. Perdonami. Per quel che è fatto, io chiedo scusa. Su questa amicizia nuova una pace si posa. Allora, pozioncina dopo che ho schivato. Ecco qua. Pozione, pozione, pozione. Ok, di nuovo. Pozione numero 2. Merda. Lancia, levati. Dovresti essere più debole. Un paio di palle. Confringo. Fatto. La combinazione delle due pozioni ha prevalso. Inginocchiati. Bello. Bella come cosa. Si è reso conto che non volevamo fargli del male. Ci stavamo proteggendo. Scusami, non volevo attaccarti, è che sei entrato nel territorio e sai, la difesa personale, la vada che davra vale sempre in questo caso. Mi dispiace, scusami. Non volevo fare lo stronzo, perdonami. Dai, sali su, ti porto in giro. Oh, va che bello, abbiamo il nostro cavallo da battaglia. Cavalcatura Grapporn, nuovo oggetto sbloccato. Il Grapporn è dotato di un potente attacco caricato che infligge danni ingenti ai nemici e alcune barricate. Tieni premuto L2 e tieni d'occhio l'indicatore resistenza. Ok, ma sfonda per esempio anche quel ponte, scusami. Ma posso saltare? Il signore delle rive. Ma che figata. E vai, ora siamo amici. Che figata. Ok, non può saltare ma può bene o male scalare. Madonna mia. È il momento di accelerare. Investiti tutti. Cosa ho fatto? Ti ho appena investito con un Grapporn. Pensa un po'. Ecco fa. Ma che figata è girare col Grapporn. Che figata è girare con sto coso gigante. Tra l'altro qui c'è anche un oggetto da prendere. Quindi già che ci siamo, voglio dire, perché no. Ma che figo il Grapporn. Forse... sarò anche stronzo, ma meglio dell'ippogrifo. È stata una gran bella idea, è stata una gran bella combinazione quella delle varie pozioni. Intanto c'è la musica epica mentre io faccio un puzzle così a caso. Proprio il gioco è... sta pensando già che io stia facendo tutto. No, 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 io faccio tutto con calma. Wow, che bel premio. Mi chiedo se questo animale sia come la fenice. Perché non credo ce ne possa essere solo uno, dai. Ce ne sarà qualcun altro. Andiamo ad investire un po' di lupi? Mamma mia, che figata liberarsi così di sta gente. Levioso, leviosa mi sto paio di palle, cretina. Allora, onesto, sarebbe stato ancora meglio il Grapporn se poteva saltare. È sicuramente la migliore delle cavalcature il Grapporn, ma se poteva saltare sarebbe stato anche meglio. Salta in automatico ovviamente, però... ma sì, tutta sta gente messa in mezzo alle scatole, noi gli passiamo sopra, voglio dire. Un venditore. Sì, peccato che in questo momento il gioco pensa che io sono ancora in battaglia, quindi... ma tipo, una persona normale che sta camminando, la investe? No, gli passa attraverso, ovviamente. Ma pensati un mago che si vede sto studente adesso che gli sta passando accanto con un Grapporn gigante che corre. Oh, Bullseye!
Professore, sono tornato in groppa e più potente che mai. Ci penso io qui. Non c'è bisogno di correre ora. Non c'è bisogno. Buongiorno. Ecco fatto. Fa vedere? Ma smettila, ma che figata! Pensavo avrebbe proprio caricato contro il muro e l'avrebbe aperto io. Figo così, anche più bello. Ah, ma è, quindi è così? È finita? Può essere già finita, davvero? Bellissimo comunque. Davvero bellissimo il suo premissione. Perché credo che... Esatto, sia finita ora. No, e invece era proprio questa la missione, cattura il Grabhorn. Che per carità, ok, diversa, mi è piaciuta. Però poteva essere ancora un attimo... Però, vabbè, forse vuoi che appunto sia in una zona un po' più naturale. Però sembra meno elegante rispetto alle altre stanze degli altri custodi. Vuoi che sia proprio dentro una grotta così, in mezzo all'acqua e agli animali e a tutto? Però è meno elegante. Non che sia brutto, anzi. Forse buongiorno. Il professor Rackham ha fatto bene a fidarsi di te. Io ho ancora qualche riserva, però. Isidora, come vedrai, non era ciò che sembrava. Posso solo sperare che tu lo sia. Te lo auguro. Nei miei ricordi troverai risposta a qualsiasi domanda tu possa avere sul potere che devi proteggere. Ok. Grazie, professor Bakar. Ci rivediamo alla sala delle mappe. Ok, ok. Finalmente avremo risposte su tutto. Sul potere, su Isidora e infine sui custodi. Mi è piaciuta la prova. Ammetto, se dovessi fare una classifica delle varie prove, ti direi che quella di Percival e Rookwood è uguale. La metto all'ultimo posto. Quella di Bakar è carina, però è un po' corta. Alla fine, quando riesci a fare il Grabhorn, hai finito. Mentre quella dell'altra custode mi è piaciuta perché era storytelling. Ti dava i tre oggetti leggendari, madonna mia. Proprio bella come l'avevano strutturata. Però anche la sua non mi è dispiaciuta. Colui che non dimentica. Trofeo ottenuto, tutti quanti i ricordi dei custodi. Fatto. Ah, ma pensa se i Grabhorn si fossero estinti. Non c'erano più Grabhorn per sempre. Come facevano a farla sta prova? Devi andare a catturare un Grabhorn. Signore, si sono estinti. Orca miseria. Sei qui? Isidora? Isidora? Isidora. Perché hai la mano dietro il braccio? Oh, il padre. Oh, signor Morgan, anch'io. Vediamo. È diventato un guscio vuoto? Morgan. Lo sapevo. Senza le sue emozioni, anche negative, è diventato un guscio vuoto. San, bene sei qui. Isidora non era in casa. Lo so. Ma suo padre... Oh, Percival. Cosa c'è? È come se non soltanto il dolore, ma ogni emozione lo avesse abbandonato. Esatto. La situazione è peggio di quanto temessi. Niva aveva ragione. Isidora non ha mai smesso. Ma va. Ho scoperto che ha addirittura usato quella magia sugli studenti. Inchia. Riuniamo gli altri. Ok, adesso si fa interessante. È la parte finale, l'ultimo ricordo. È una studentessa quella. Orca miseria. Devi tornare immediatamente alla sala comune. D'accordo? Sì, signore, corro. Le chiedo scusa.
Bello però com'è arredato, Eccolo qua. L'ultimo dei contenitori. Ma che cosa hai fatto? Inspira. Studenti, Isidora. Tutti quanti soffrono. E perché? Per la vostra arroganza. La vostra ossessione per i segreti. Ora non soffriranno. Mai più. Né mio padre, né i miei studenti. Nessuno. Si è fatta Isidora. Prendere il controllo dal potere. Posa subito la bacchetta. Professore, mi avete insegnato a usare il mio potere, non a sprecarlo inutilmente. Io non ti ho insegnato questo. Expelliarmus! Boyad! Che bomba! Che bomba che gli ha tirato! E ora lei è infusa dal potere dell'argento, dell'odio, delle emozioni. Ora lei si potenzia ancora di più. Ci sta. Ha fatto benissimo. Era la scelta migliore. Mi spiace, ma ha fatto bene. Come ci ha insegnato Sebastian, devi avere benissimo in testa cosa vuoi fare quando usi quell'incantesimo. È ancora viva. Ha fatto la scelta giusta, mi spiace, esagerato, ma non avrebbe mai cambiato idea lei. Mai. Ma quindi, spiegami una cosa. Io il fatto che non abbiamo visto il ritratto di Isidora è perché è morta per colpa di una magia oscura o perché è morta in questo modo? Perché le cose probabilmente non cambia risultato, ovvero il fatto che sia morta e il fatto che il quadro non lo vedremo. Ma c'è differenza se non può essere vista perché è morta in questo modo e se non può essere vista perché sono loro che hanno bloccato. In teoria non penso che loro sapessero neanche del quadro a questo punto, perché beh, se il quadro è stato distrutto in tre pezzi diversi e nascosto, forse sì, però c'è da capirlo qua. Bello, mi è piaciuto come ultimo ricordo. Forse fra i vari ricordi è quello migliore perché ha chiuso tutta la storia e ci ha fatto capire molto. Soprattutto post storia di Sebastian anche. Soprattutto dopo la storia di Sebastian. Tutto questo è interessante. Mi è piaciuto come ultimo ricordo. Signore, devo proprio avvicinarmi. Le caverne sotto Hogwarts, quelle della battaglia contro Isidora. È lì che si trova il deposito finale. Sì, non potevamo distruggere i trefoli di emozioni che Isidora aveva rubato a tante persone. Ok. Quindi ciò che abbiamo fatto è stato tenerli al sicuro. Capimmo inoltre che finché non fosse stato possibile distruggerli, anche la magia utilizzata per crearli avrebbe messo a rischio la stirpe dei maghi. Di conseguenza siamo diventati custodi di un segreto imperscrutabile. Sapevamo che un giorno una persona in grado di vedere le tracce di magia antica sarebbe potuta cadere vittima del suo fascino. Abbiamo creato le prove per condurla a noi e permetterle di dimostrarsi degna della conoscenza che abbiamo tenuto nascosta e delle responsabilità che a essa si accompagnano. Non mi sono dimostrato all'altezza, professore. Devo arrivare a quel punto. Devo capire una cosa, però, scusami un attimo. Sì, l'hai fatto e lo farai ancora. Ma il deposito è protetto da una magia antica molto potente. Per accedere devi creare una bacchetta speciale usando i quattro manufatti che hai trovato sulla bacchetta di Isidora. Quindi per ora il deposito è al sicuro da Ranrok. Se egli, come sospetti, è in grado di sfruttare il potere dell'altro deposito, allora temo che riuscirà a superare le nostre difese. Ok. Allora devo affrettarmi a creare la bacchetta. Forse il signor Ollivander. Un altro Ollivander. Non sorprende.
E sono anche sicuro che ti dirà che questa bacchetta può essere usata solo per un unico scopo. Ovvero? Con la bacchetta e apriremo il passaggio per proseguire. Quindi siamo alla fine. Siamo alla missione finale. Un gufo a Ollivander, mentre sei da lui avvertirò la professoressa Weasley. La professoressa Weasley? Sì. Esatto. Forse ho sbagliato a non informarla prima delle intenzioni di Ranrock. Spero solo che non sia troppo tardi. Il momento degli Avengers, i professori ci aiutano. Di trivellare sotto Hogwarts ci servirà tutto l'aiuto possibile. Esatto. D'accordo, professore. Ci vediamo presto. Battaglia finale protezione per Hogwarts, quindi. Un Grapporn grazioso. Scusami, adesso me lo dai? Scusami, ma dammelo quando l'ho domato, non adesso. Vorrei riuscire a livellare abbastanza per prendere l'ultimo potenziamento che mi serve, ma arrivato a questo punto deduco che ci sia poco altro da fare. O meglio, si potrebbe fare ancora qualche missione, per carità. Abbiamo ancora Poppy e Natty da finire.